I soccorritori che stanno utilizzando i sonar per cercare il sommergibile con 5 persone a bordo hanno rilevato suoni di colpi sottomarini nel Nord Atlantico, dove il mezzo è scomparso 3 giorni fa. Un aereo canadese coinvolto nella ricerca ha sentito dei colpi nell'area ogni 30 minuti. 4 ore dopo è stato dispiegato un ulteriore sonar e si sentivano ancora dei colpi. Non è chiaro cosa possa aver causato questi rumori. La Guardia Costiera ha reso noto che l'aria respirabile a bordo del sommergibile Titan disperso potrebbe esaurirsi poco dopo le ore 5 di giovedì, ore 11 in Italia. Un nuovo tragico incidente causato dalle armi si è verificato in Kentucky, dove un bambino di 5 anni è stato ucciso da un altro di 7. Secondo i media locali, i due piccoli sarebbero fratelli. La polizia è stata allertata dalla sparatoria in una casa della contea di Jackson intorno alle 17:30 locali di lunedì e quando gli agenti sono intervenuti hanno cercato di salvare il piccolo, ma senza successo. Forze di maggioranza KO al Senato sul decreto lavoro. Il voto della Commissione Bilancio sul parere al nuovo pacchetto di emendamenti è finito in pareggio con 10 senatori di maggioranza e altrettanti dell'opposizione, per cui la maggioranza è andata sotto. La Commissione è stata sospesa, visto che manca il parere necessario per esaminare in aula le nuove proposte di modifica presentate stamattina. A questo punto dovrà essere convocata una conferenza dei capigruppo per decidere come proseguire i lavori. Se si prende una super multa per eccesso di velocità o per altre infrazioni che comportano la decurtazione dei punti, la patente viene sospesa se si hanno già meno di 20 punti. È quanto prevede la bozza del DDL sul nuovo codice della strada atteso domani in Consiglio dei Ministri. La sospensione della patente va dai 7 ai 15 giorni, a seconda del numero dei punti posseduti al momento dell'accertamento. I giorni di sospensione raddoppiano in caso si sia causato un incidente. I neopatentati non potranno guidare le auto più potenti per i primi 3 anni. Anni dopo il conseguimento della patente. Attualmente il limite è di 1 anno. Tra le altre misure annunciate dal MIT, la sospensione della patente per chi viene fermato dopo aver assunto droghe, per chi è sorpreso alla guida col cellulare, contromano e per tutti i comportamenti che generano statisticamente alta incidentalità. 17 star della musica italiana, tra cui anche Andrea Bocelli, saliranno sabato 24 giugno sul palco dell'Arena Campovolo di Reggio Emilia per il live di raccolta fondi Italia Loves Romagna, un concerto evento per sostenere le popolazioni colpite dall'alluvione che vedrà la partecipazione di Amadeus, Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Francesca Fagnani. I proventi, ha annunciato il governatore Stefano Bonaccini, che invita a non spegnere i riflettori sulla catastrofe, verranno devoluti ad iniziative culturali e al risanamento di luoghi della cultura, strettamente connessi al benessere della regione, ma soprattutto nelle province più colpite di Forlì, Cesena e Ravenna. Con l'obiettivo di aumentare la sicurezza dei suoi utenti, WhatsApp ha lanciato 2 nuove funzionalità orientate alla privacy. Si tratta di silenzia le chiamate da numeri sconosciuti e del controllo della privacy. La novità aiuta a filtrare automaticamente chiamate spam, truffe e telefonate in arrivo da persone sconosciute, che non faranno squillare il telefono, ma saranno comunque visibili nell'elenco delle chiamate una volta perse per capire se si trattava comunque di un numero importante. Per quanto riguarda la funzione di controllo della privacy, come spiega l'azienda, questa funzione ti guida passo dopo passo attraverso le impostazioni di privacy più importanti per aiutarti a scegliere il livello di protezione giusto per te, tutto in un unico luogo.